Appassionati di futsal, tifosi dell'Italpol Calcio a 5, benvenuti in diretta, bentornati al Pala Olgiata per le emozioni del Calcio a 5. 182 giorni dopo l'ultima volta, 6 mesi dall'ultima gara ufficiale, l'Italpol torna a giocare qui al Pala Olgiata, proprio dove aveva interrotto con la vittoria contro la Real Dem nell'ultima giornata del campionato di Serie A2 2023-2024. Oggi si riparte da qua per la prima giornata, sempre del girone C di Serie A2, stagione 2024-2025. L'avversario di turno questa volta è l'AMB Frosinone. Gara che inizia in questo momento. Come detto, il primo possesso palla gestito dall'Italpol. Subito pericoloso taloni palo dopo 7 secondi. Avvio super dell'Italpol, 7 secondi, già un palo colpito con taloni. Tentativo con il destro da parte del numero 28 Izzo, palla sul fondo, si gioca Fornari, il tacco di Fornari che batte il portiere Botticelli, porta subito avanti l'Italpol dopo 1 minuto e 23 secondi, è 1-0. A bordo campo a fare il proprio ingresso in campo, il suo debutto, attenzione Paolinho, va dentro Botticelli, ottimo anticipo su De Eugenio. Inevitabilmente i due giocatori più tecnici della squadra, con Leopardo va in porta, attraversa riga, non è gol ma grande brivido per l'Italpol. Viene rubata palla dal Italpol, Lancellotti, palo e poi allontana. Il Frosinone si prende l'applauso del pubblico, Lancellotti. Tentativo ancora dentro Izzo e poi Basile mette in corner, esulta Basile. La fa sua di Eugenio, prova a ripartire in velocità l'Italpol. Del Ferraro, bella la palla dentro per Taloni col destro. Non trova il secondo palo Taloni, palla sul fondo. Bellissima però la ripartenza gestita dall'Italpol. Con il tacco Bertolini, Fornari, sale Lancellotti, Fornari prova a girarsi, palla dentro Bertolini, poi incespica sulla sfera, non riesce a colpire. Attenzione al contropiede, Lancellotti, Bertolini, palla dentro, Lancellotti allarga Ippoliti col mancino, il miracolo di Botticelli che dice di no a Ippoliti, parata davvero molto bella di Botticelli, che poi sulla ribattuta non ha trovato lo specchio della porta. Si resta sull'1-0, ma l'Italpol deve accelerare, come in questo caso Bertolini, ed esplode la gioia del pubblico di casa. È 2-0 per l'Italpol, arriva finalmente il gol di Bertolini che aveva cercato la porta in diverse occasioni, stavolta ha trovato il tocco vincente, fa 2-0 per i suoi. Per l'Italpol la rete di Bertolini che serviva davvero come l'aria all'Italpol, e intanto arriva il secondo giallo per Izzo che deve lasciare il campo. L'Italpol che vuole ovviamente mettere la freccia, provare come in questo caso a mettere dentro il 3-0 con Fornari che si va a prendere il gol del 3-0, doppietta per il numero 9 che è andato a toccare la palla proprio sulla riga, sulla conclusione di Ippoliti. E allora è 3-0 per l'Italpol. C'è ancora tanto tempo da giocare. Tentativo intanto di Collepardo. Basile, bravissimo a metterci le mani. Palla in corner. Lancellotti avanza. Lancellotti centralmente fino in fondo. Botticelli. Un intervento ancora formidabile di questo portiere. Battuto il calcio d'angolo, Lancellotti prova a ripartire in velocità, arriva Luciani in anticipo su Lancellotti, poi Lotto va via, palla dentro, Fornari cala il tris, ma il gol è tutto di Lancellotti che ha fatto una giocata letteralmente maestosa sull'out di destra, sul taccuino, ci finisce però Fornari che cala la tripletta personale ed è 4-0 al Pala Olgiata in favore dell'Italpol. Con Leopardo, col mancino, deviazione Basile, poi due volte Basile, la porta è vuota. 8 secondi ci separano dalla fine del match.
Cellitti la fa sua, termina qua. Italpol batte Frosinone 4-0, tripletta di Fornari, rete di Bertolini. Vi invitiamo a restare in diretta, tra pochi istanti andremo in campo per sentire le parole del bomber Jader Fornari. Eccoci con Jader Fornari, oggi ha ripreso da dove è terminato con gol, tre gol oggi e soprattutto tre punti. Sì, era fondamentale iniziare bene, partiamo sempre con a provare a vincere il campionato, che è il nostro obiettivo come l'anno scorso, che è girato male. È importante, che i tre gol sono serviti per vincere la partita, più che la gioia personale va bene, però importante è quello, che abbiamo fatto i tre punti, quello è stato fondamentale. Avete un nuovo mister, Bagalà, nuovi giocatori, insomma quest'anno c'è un gruppo forte, ci credi davvero al campionato e cosa pensa anche del girone del campionato? Ma guarda, pure l'anno scorso eravamo forti. Adesso quest'anno la società ha investito un po' di più nello staff pure, e era molto importante questo passo in avanti, che ci sono delle cose che sono fondamentali durante la partita, durante la settimana. Penso che col nuovo mister tutto lo staff stanno lavorando alla grande, un inizio di un percorso importante che vogliamo arrivare in fondo. E questo è importante, partire con tre punti. Poi sul girone sono tutte partite così, sono tutte squadre toste che danno fastidio, che vogliono vincere a tutti i costi contro di noi principalmente. Però noi ogni settimana ci prepareremo al meglio per provare a vincere tutte. Five.